va privit cactila bene, Хорошо. stai guardando questo video perché forse vorresti andare avanti con lo studio di lingua russa e arricchire il tuo vocabolario e la conoscenza della famosa grammatica russa complimenti se hai scelto questo tipo di apprendimento visto che fai comodamente la pratica di ascolto, lettura e un po' di conversazione direttamente con il tuo smartphone o computer. Per questo video era previsto lo studio di lingua russa con un testo scritto dedicato alla scienza. Ho pensato di prendere le scienze umanistiche, anzi proprio la linguistica. E ho trovato per te un articolo abbastanza bello su un sito web che parla delle differenze e somiglianze delle lingue russa e italiana. Vediamo subito la frase X che hai sentito, come sempre, alla fine del video precedente. Se vuoi rivedere quel video, vai al link. La frase era: Questo negozio è abbastanza grande. Se l'hai tradotta in russo come etat magazin da statecna hai fatto veramente bene. Anche la parola da volna al posto di da andava benissimo. Etat magazin da volna balshui. Stai sempre attento, attenta al dimostrativo etat, che seguito da un sostantivo maschile sarà etat seguito da un sostantivo femminile sarà eta con la A finale, con un sostantivo neutro dopo diventa eta pronunciato uguale al femminile ma si scrive con la O finale, eta. Eh, la forma al plurale della stessa parola è eti, questi o queste. Nella nostra frase la parola negozio, magazine, è maschile perché finisce con una consonante, en e richiede il dimostrativo al maschile, questo, etat, tot magazine da volna, balshoi. Vediamo cosa possiamo fare in questo video. Ecco l'articolo che, eh, che è molto interessante, ho scelto per te sul sito internet che si chiama Samlib.ru. Trovi il link al sito nella descrizione sotto questo video e puoi andare a vederlo quando vuoi e rileggerlo al tuo piacere. L'articolo è stato scritto da un ragazzo, un uomo russo, il suo nome è Igor, il suo cognome Cegis. Eh, come sempre, ho scelto un piccolo estratto e ci ho segnato l'accento tonico, visto che non si segna mai nella vita quotidiana, a meno che non sia un testo didattico per i principianti e quindi adesso mando giù. Voilà, questo è il nostro testo con il quale lavoreremo oggi, un piccolo estratto dal sito internet che hai appena visto. Ora mettiti comodo o comoda e concentrati su quello che faremo eh, nei prossimi pochi minuti. Eh, prima farai la pratica di ascolto e lettura in cirillico, poi vedremo insieme alcune parole che ti potrebbero servire quando parli con persone russe sui vari argomenti. Ascolta come leggerò queste frasi la prima volta, solo ascoltando senza ripetere e alla fine ti chiederò se hai sentito o letto la parola LINGUA in russo. Il titolo è... ETA VELICOLEPNAYA LATINSKA ITALIANSKA RUSSKAYA SIMFONIA. IZUCHAIA ITALIANSKI JAZYK, NIEVOSMOSNA NIE PARAZITSA. сходству очень многих его элементов с элементами русского. В книге Джанни Пуччи Италия ближе, чем вы думаете приведены обширные систематизированные списки русско-итальянских лексических совпадений. В основном это слова из лексики научно-технической, музыкальной, финансовой, медицинской, юридической и других сфер литературного языка. Лексика. Один из самых удивительных и впечатляющих факторов совпадения именно в сфере обыденной, то есть самой древней доисторической русской и латинской лексики. E qui ci fermiamo. Hai trovato la parola lingua? C'era già nella prima riga. La troveremo anche più avanti. Mm, qui, prima della parola lessica, solo che alla A finale è diventata ezuka. Si è anche spostato l'accento tonico sulla A ezuka. Uh, vedremo perché ha ah, queste forme diverse subito dopo la mia traduzione dell'articolo in italiano. Per questo tipo di testo, faccio la traduzione a voce per sviluppare la tua memoria riguardo la lingua russa. Dunque, il titolo è, come avresti potuto indovinare, Eta Velikalietnaya latinska, ITALIANSKA ruska e sinfonia. Forse sapevi, potevi indovinare tutto tranne Velikalietnaya. Veliko che sarebbe magnifica, quindi questa magnifica sinfonia latina-italiana-russa, e si parlerà delle tre lingue praticamente. Quindi, nell'articolo, troviamo. Lo traduco tutto, però, eh, questa volta, non solo quel pezzo che ho letto ad alta voce. Studiando la lingua italiana, dice questo ragazzo, questo signore eh, russo, è impossibile non stupirsi della somiglianza di moltissimi suoi elementi con eh, gli elementi eh, del russo, di lingua russa, della lingua russa. Nel libro di Gianni Pucci, eh, L'Italia è più vicino di quello che voi pensate, sono presenti, eh, sono stati introdotti eh, delle liste, ecco presenti delle liste spischi. Liste, elenchi, uh, a upshirn sarà um, molto uh, lunghi, sistematizzati questi elenchi delle coincidenze lessiche russo-italiane. Principalmente sono delle parole del lessico e poi dicono uh, delle sfere della lingua formale, ufficiale, uh, letteraria. Mm. Delle sfere scientifico-tecnica, musicale, finanziaria e economica, medic di medicina uh, e del, eh, della giurisprudenza. Ok, e poi troviamo lessico. Uno dei fatti più sorprendenti e impressionanti. Sono le coincidenze appunto, soprattutto nella sfera eh, del lessico, ci sarà la parola lexikim del lessico, quotidiano, semplice, normale, quotidiano, eh, toiest, cioè, cioè il più antico, preis preistorico, ok, lessico russo e latino. Adesso scorro leggermente giù. Ancora più... Numerosi, la parola magacislen, numerosi uh, nel lessico quotidiano sono i gemelli, blizznetzi italiano-russi. Inoltre, delle volte si può tradurre come inoltre, uh, inoltre, passando alla lingua italiana, trasferendosi nella lingua italiana, uh, le parole della lingua latina qui è stato tutto un po' uh, accorciato, delle volte mh, si allontanano leggermente dalle corrispondenze russe in scrittura. Però di solito si avvicinano adesso eh, come fonetica svuciani in questo caso sarebbe suono eh, appunto fonetica sì. poi troviamo alcune corrispondenze che adesso leggerò ad alta voce così perché sono già state tradotte che per noi sono interessanti quante parole russe assomigliano a quelle italiane proprio perché eh, sono passate attraverso il latino eh, moltissimo tempo fa mamma mamma mosca mosca vedova vdava assedio assad moneta magneta ruscello ruciei luce luci 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 anche se sarebbe più corretto in italiano raggio, raggi, queste due parole russe luci luci grandine grat cucù cucusca trattoria tractir, gracchio grac forma forma фигура, фигура, эра, эра, натура, натура, плюс, плюс, полицата, полисадник, идоло, идал, корто, короткий, трилло, трель, балаустро, балясина, ботте, бочка, пиастрина, пластина, веро, верный, Ovatta, vata, gola, gurla, notte, noc, sonno, sonni, volontà, vola, sala, zal, oppure zalà, colle, holm, giallo, giolti, meno, mince oppure meneje in base alla grammatica, mese, miesets, Stranezza, stranest. Tra i verbi glagoli troviamo salare, salit, borbottare, brmatat, protestare, protestovat, suonare, zwanit, uh, disprezzare, spregiare, prezirat, rischiare, riscavat, provare, probovat, escludere, escluset. Mescolare mesciate bene. E così abbiamo visto alcuni esempi delle parole come possono essere vicine o praticamente molto spesso mh, proprio uguali nella radice. ti faccio esercitarti con la pronuncia ehm, quindi io leggerò una parte di questo quest articolo e tu ripeti dopo di me farò delle pause lunghe dopo quasi ogni parola o ogni due o tre parole corte dopodiché guardiamo alcune mh, parole che potrebbero servirci nella vita quotidiana perché si usano veramente spesso ok pronti? Jagvariu a tu poftariaesh io dico e tu ripeti a Даряешь. Изучая итальянский язык, невозможно не поразиться, сходству очень многих его элементов с элементами русского в книге Джанни Пуччи Италия ближе, чем вы думаете, приведены обширные, систематизированные, репето, систематизированные списки русско-итальянских Лексических совпадений в основном это слова из лексики научно-технической, музыкальной, финансовой. Медицинской, юридической и других сфер литературного языка. Per memorizzare meglio le parole ed allenarti con la pronuncia, eh, hai appena provato a ripetere dopo di me ad alta voce, mm, abbiamo visto alcune parole che però potrebbero servirci anche più avanti. Il nostro vocabolario attivo di questo video sarà VASNAVNOM, questo qui, che significa PRINCIPALMENTE, SOSTANZIALMENTE e eh, VASNAVNOM alla lettera significa IN PRINCIPALE. In, nel sostanziale praticamente v più il prepositivo um, della parola al neutro dell'aggettivo as poi troveremo la parola slava che è il plurale della parola slova che appunto significa parola quindi eh, per dire una parola sola in russo, in russo si dirà slova se vogliamo dire le parole sarà Slava, proprio come quello lì evidenziato, l'accento tonico si sposterà. Sappiamo che quando si forma il plurale di un sostantivo, se quel sostantivo è uh, del genere neutro e, e consiste solo di due sillabe, l'accento uh, tonico quasi sempre si sposterà e noi troveremo parola slova, parole slava, poi troviamo la parola coincidenza, concomitanza, che è questa anche questa è una parola del genere neutro al singolare una coincidenza sola sarebbe con la IE finale in questo caso noi troviamo le coincidenze non da confondere con le coincidenze dei treni o degli aerei lì sarà un'altra parola birisatka. qua invece eh, abbiamo proprio la concomitanza la coincidenza uh, sì, dei, dei fatti messi insieme improvvisamente e quindi è Ok, poi troveremo la parola Abishna di solito, che sarà questa qui. Abicna solitamente, normalmente di solito abisna, e poi, scorrendo leggermente giù, eh, troveremo le m, due parole che diventeranno, faranno parte del nostro vocabolario attivo. Una sarà adaliata allontanarsi, questo addaliauça. Eh, che cosa vorrebbe dire addaljutsa? Quando c'è iut di un verbo uh, in un verbo, noi sappiamo che quelli sono loro che fanno l'azione perché c'è iut Quindi addaliauça si allontanano, no, sono essi, esse che si allontanano. Le parole che qui passando uh, le parole latine che mh, passavano nella lingua italiana man mano col tempo si allontanavano dalle stesse parole russe eh, che andavano dal latino verso il paese slavo praticamente viaggiavano, eh, quindi si allontanano. L'altra parola il contrario sarà pribligiai. Sempre loro, sempre le parole pribligiai, vediamo la coniugazione di questi due verbi troviamo più in giù ho preparato il verbo allontanarsi addaleazza. Come in italiano questo verbo è riflessivo, noi troviamo si finale che in russo sarà sia, però dopo guardando il paradigma troveremo che delle volte sia e delle volte si. Qual è la uh, differenza? Perché delle volte sia e delle volte si e non si può sbagliare. Uh, ognuna di queste cose andrà al suo posto. Il segreto è molto semplice in realtà. Es e segno dolce seguiranno la una qualsiasi vocale, una lettera vocale che si troverà subito prima, cioè praticamente alla fine della, uh, del verbo, uh, prima di questa particella riflessiva. Mentre invece sia si troverà in tutti gli altri casi, cioè dopo una consonante oppure il segno dolce. Forse anche il segno duro se dovesse capitare, <ride> ma non credo. E noi vediamo: all'infinito si ha appunto dopo il segno dolce, eh, perché c'è questo. Noi la lettera Te e il segno dolce, come lo sappiamo benissimo, eh, butteremo via se vogliamo parlare eh, di qualcuno, qualcosa che si allontana al presente, oppure si allontanava al passato. Come si dice io mi allontano? Prenderemo uh, la base del verbo ot da la e poi pensiamo cosa ci mettiamo, e, visto che è un verbo della prima coniugazione perché c'è la ya, diremo addalea you e poi si appunto e non si perché c'è la vocale prima. Come si dice tutti allontani? T lui si allontana o anche lei si allontana. On, anna, addalea Noi ci allontaniamo. M, addalea ezza. Voi vi allontanate. V, di nuovo la forma, eh, la base, addalea e poi c'è yetie. In questo caso però tocca aggiungere non più sia ma si perché prima c'è la vocale IE. addalia Loro si allontanano, ani addalia yut, sia essendo la prima coniugazione non possiamo dire yat. Addaliaiza sarebbe sbagliato e quello sarebbe per la seconda coniugazione. La stessa cosa possiamo guardare per il verbo avvicinarsi, sempre al presente per il momento. Per dire io mi avvicino, toglieremo t e rest resterà približa Dopodiché aggiungeremo you, come si dice io mi avvicino? Pribligaius e in questo caso serve si, proprio come era qua, perché prima c'è la you che è una vocale. Как видишь, тут я ты приближаешься, Элисия он приближается, ночи мы приближаемся, voi vi avvicinate, avvicina, la forma вы приближаетесь. Loro, essi, esse, si avvicinano, agni, pribligiaiuzza. Hai fatto benissimo, se adesso hai provato a dirlo, a leggerlo ad alta voce, quello che era scritto prima che lo dicessi io, perché così ti alleni e fai appunto un po' di pratica, anche se ancora non stai parlando, ma è sempre un passo, una via di mezzo per arrivare alla conversazione vera. Eh, questi esercizi di allenamento servono assolutamente eh, tutti i giorni. Al passato, il verbo avvicinarsi lo useremo subito dopo. Questa volta si tradu dov dovremo tradurre, questa, tradurre questo verbo come si avvicinava, mi avvicinavo. Così lo dovremo tradurre in italiano con l'imperfetto. Alla forma maschile, al passato sappiamo che i verbi uh, non hanno tutte quelle forme personali, ma hanno le forme in base al genere, quindi. Io, oppure tu, se siamo maschi, oppure egli, si avvicinava, si dirà. Tutta la base di prima, dell'infinito, pribligia. Poi ci sarà la forma, eccola, la desinenza maschile al passato, l. E visto che comunque resta un verbo riflessivo, come in italiano, si, avvicin si avvicinava, eccola, la si italiana, anche in russo tocca dirlo. Si, oppure sia, guardiamo se prima c'è una vocale o consonante. La L è una consonante, quindi si ha per forza senza si, tutto insieme, egli si avvicinava, on pribligiava si. Come si direbbe il femminile, io, oppure tu, se siamo femmine, oppure ella uh, si avvicinava, pribligiava Esso si avvicinava ad esempio la mattina, eh, come si dice mattina in russo? Utra, utra, finisce con o quando la scriviamo questa parola quindi è del genere neutro, la o finale ci dà che è neutro. La mattina si avvicinava utra, pribli, ja, poi ci vuole la desinenza al neutro, al neutro, lo. Dopodiché, appunto, visto che finisce con una vocale, tocca dire si, proprio come era con il femminile «Priblijalas». E poi come si dice noi uh, ci avvicinavamo? Oppure voi vi avvicinavate? Oppure loro si avvicinavano, m, agni pribligiali si. Ecco, questo qui sarebbe il paradigma del verbo eh, avvicinarsi, privilegiata al presente e al passato. Dopo il futuro sappiamo che si sdoppia un attimino, ci saranno il futuro semplice e il futuro complesso, che però eh, ovviamente oggi non li guardiamo in questo video. Dopo aver visto questo video, sai ancora più cose sulla lingua russa. Spero che tu sia riuscito o riuscita a fare un po' di pratica con questa lingua, Yazuk, tanto bella quanto difficile. Il suo vocabolario resta comunque affascinante e particolare. Come abbiamo visto oggi, assomiglia spesso al vocabolario della tua lingua. Hai fatto un ottimo lavoro se ti è piaciuto il video metti mi piace e iscriviti se non l'hai ancora fatto per avere tutte le novità ogni settimana i ipaka